Eccoci qua ragazzi, buonasera e benvenuti alla nuova puntata della carrellata della Serie A. E adesso stiamo per andare a riassumere tutte le partite giocate proprio dalla settimana scorsa fino ad oggi, di questa undicesima giornata del nostro campionato di Serie A. Adesso partiamo dal primo all'ultimo e adesso vi faccio subito riassumere tutto quanto. E allora, Bologna-Lazio 1-0 per il Bologna, Atalanta-Inter 2-1 per l'Inter, Verona-Monza 3-1 per il Monza, Roma-Lecce 2-1 per la Roma, Frosinone-Empoli 2-1 per il Frosinone, derby campano Salernitana-Napoli, il Napoli ha vinto 2-0 all'Arrechi di Salerno vincendo il derby campano, Milanese 1-0 per l'Udinese, Cagliari-Genoa 2-1 per il Cagliari, Fiorentina-Juve 1-0 per la Juve e Torino-Sassuolo che si è appena conclusa adesso e vince il Toro per 2-1. Quindi ragazzi, queste sono le partite che sono state giocate in questa undicesima giornata di Serie A. Ma adesso la cosa che ho fatto esattamente prima è la live dell'ultimo episodio della carriera allenatore con il Verona, finalmente due mesi e settimane di live qua sul mio canale, finalmente sono riuscito a concluderla e adesso dovrò scegliere la prossima squadra che farò nei prossimi giorni qui in live sul mio canale per poi giocare su PlayStation 5 in live. Adesso dovrò decidere quale squadra scegliere per andare a provare qualcosa di nuovo e provando squadre che ancora non ho usate per la carriera allenatore. Ma adesso si tratterà di un altro progetto che non sarà in Italia ma sarà all'estero. Vi volevo farvi appunto questa parentesi per parlare sia della live fatta precedentemente e poi ho fatto riassumere i risultati della undicesima giornata di Serie A. Va bene ragazzi, io questo video lo concludo. Se volete andare a rivedere la live fatta adesso, andate a trovare nel mio canale e quindi se non avete tempo la potete vederla tranquillamente. E quindi se il video è piaciuto lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, mettete la campanella, quello spesso è tutto e noi ci vediamo al prossimo video, ma soprattutto un'altra puntata della carrellata della Serie A. Alla prossima!